Sì, la notte tragica che è finita tragicamente stamattina con il ritrovamento del cadavere della persona scomparsa ieri sera, purtroppo. Causa l'irruenza dell'acqua, la persona ha perso cercando di ritornare lasciando la macchina oltre il ponte di Ristradella, la strada che poi congiunge con la strada bianca della superstrada di Dumari, cercando di ritornare a fatica verso la sua abitazione, ha perso sicuramente il controllo e è caduto nel canale di canalizzazione. Ha battuto la testa, però ora c'è il magistrato che sta facendo l'indagine. Qual era la situazione qui ieri sera? La situazione che era qui ieri sera, soprattutto dopo le 16:30, è una situazione molto particolare, molto difficile, non prevedibile e mai verificatasi. Io e il mio collega, che diciamo per sfortuna nostra siamo i più anziani di servizio, non si era mai visto ieri sera che si era anziani di servizio una situazione di questo genere, in cui l'acqua ha rotto gli argini da tutte le parti e venendo sulle strade adiacenti alla strada comunale di Ristradella hanno percorso con una violenza inaudita tutte le strade vicinali. Basta pensare che al Bagnolo un cassonetto della Nezzezza Urbana, di dimensioni quelle di metallo, è stato trasportato all'interno di una vigna per circa 50-70 metri. Quella vittima è stata trascinata proprio da questa corrente violenta? Sì, sicuramente, poi le indagini avranno il suo seguito, la vittima è stata trascinata e dopo aver battuto la testa è deceduta. La macchina dava anche la direzione? No, la macchina è stata fermata, sì, si è fermata. Stava scendendo praticamente? No, stava salendo. Qual è la situazione nel territorio ora? La situazione del territorio, diciamo, è sotto controllo, in quanto la viabilità quasi in tutte le strade comunali ripristinata, ci sono delle particolarità su Via Romana, su Largo Pirandello, in cui siamo a lavorare per ripristinare la normale viabilità, però diciamo grazie anche agli organi di stampa che ci hanno dato una grossa mano, vi voglio anche ringraziare sui loro messaggi sia Facebook sia tramite i vostri emittenti di non usare l'auto, stanotte l'auto effettivamente non è stata usata. I cittadini hanno recepito questa esigenza. È ancora troppo presto per la quantità dei danni? Sì, non sarei in grado di determinarne l'effettivo valore.